Si tratta di uno studio nato a livello europeo che ha raccolto i risultati di diversi centri specializzati in trattamenti di tumori epatici che per l'analisi di una casistica di pazienti, 325 pazienti affetti da tumori primitivi del fegato, epatocarcinomi, che sono stati sottoposti a trattamento radioembolizzante dopo aver eseguito altri trattamenti a livello epatico, ad esempio chirurgia o chemoembolizzazione. Lo scopo di questo studio era proprio quello di valutare l'efficacia e la tossicità della radioembolizzazione epatica e la fattibilità in pazienti già pretrattati a livello epatico. L'analisi è stata condotta su un totale di 325 pazienti, di questi pazienti 90 erano provenivano tutti quanti dall'Istituto Regina Elena. E le conclusioni dello studio hanno messo in evidenza che il trattamento è fattibile, è fattibile, efficace e sicuro in questa popolazione di pazienti, quindi è un'alternativa percorribile in qualsiasi momento del percorso diagnostico-terapeutico del paziente. La radioembolizzazione è una procedura molto complessa che viene eseguita in centri di riferimento e consiste nella somministrazione all'interno dell'arteria epatica durante un'angiografia di milioni di particelle radioattive che si vanno a localizzare sulla superficie del tumore grazie a un flusso preferenziale arterioso. La ricerca ha sempre bisogno di sostegno, quindi vi invito a donare a 5 per 1000 per l'Istituto Regina Elena.